Vado. Ciao a tutti, sono Massimo, qua per presentarvi il mio banco favoloso di pesce. Oggi diciamo principalmente abbiamo le sarde in offerta. Al Banco Pescheria vi aspettano le sardine in offerta scontate del 20%. Le trovate a 2,80 euro al chilo anziché 3,50 euro. Ma non solamente il discorso delle sarde, vi volevo far vedere il banco perché veramente potete notare che noi qui alla COP siamo riforniti di tanti tipi di pesce, perché secondo me il discorso di imparare anche nel guardare, nel migliorarsi, di mangiare tipi di pesce sempre diversi, ti fa capire che il pesce è veramente una cosa squisita, e ve lo posso confermare uno che ne mangia spesso. Detersivo per lavatrice in polvere Dash, 44 lavaggi al prezzo speciale di 7,49 euro. Attenzione qua, eh. A cosa vogliamo dare una bella lavata? I nostri politici. Smacchiarli bene 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 con la varettina, un po' di acido. Alla città, pulire, poi non posso dire altro perché non posso. Una cosa che non posso dire. Direi pulire un po' tutti quelli che ci sono dalla Roma. Pulire un po' dalla cricca e da Rossini e tutto quello che c'è. E la sicurezza che si vuole. Questo è un caso delicato. Ne parlano in televisione continuamente. Parliamo di Roma? Sì. Perché tutto viene da lì. Una bella lavata alla politica. Mettiamo dentro tutti? Tutti, 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 tutti. Sono tutti attaccati alla sedia. Questo governo. Va bene. Ma tutti insieme? Tutti insieme, cioè, poi uno e l'altro. Ma guarda, non saprei a questo punto qua. Ci vorrebbe tanto shampoo in Italia per lavare. Caro, poi dopo c'è troppo schiumone. Fa dei ce nomi, n'è già adesso, figuriamoci. Non è facile, neanche tanti igienici, sinceramente. Cerca il bollino giallo e troverai tanti prodotti di qualità al prezzo più conveniente, come i fagioli cannellini La Palma nella lattina da 400 grammi a 35 centesimi. Oggi parliamo dei legumi, in particolar modo dei fagioli cannellini. Abbiamo già detto che i legumi sono un ottimo sostituto della carne, del pesce, del formaggio, dei salumi. E proviamo un'idea per gustarli non nella solita zuppa o non come tonno fagioli cipolla. E quindi l'idea che mi è venuta è quella di lavorarli per esempio con un mixer a immersione. Una volta ottenuta questa poltiglia, perché sembra davvero una poltiglia di fagioli, aggiungiamo un po' di pangrattato, un po' di farina di ceci per esempio, per rendere il composto un po' più malleabile e poterlo lavorare fino a formare delle palline. Queste palline che poi andremo a schiacciare, metteremo su della carta da forno e cuoceremo in forno per circa 10 minuti per lato. In questo modo gusteremo degli hamburger che sono di legumi e non di carne. Ricordiamoci sempre di abbinarli a una fetta di pane, perché in questo modo le proteine vegetali dei legumi diventano dello stesso valore biologico di quelle della carne o del pesce. Guanciali in fibra in vari modelli al prezzo speciale di 3,90 euro. Un sogno nel cassetto. Questo è difficile. Che migliori un po' tutto l'insieme, per tutti e quanti. Lui oggi ce l'ha con i parlamentari. No, nessuno. Li hai realizzati tutti? Tutti. Ma che fortuna. Tutti. Finora sì. Bravo. Oh, ci ho messo 70 anni. Un sogno nel cassetto di stare bene, di salute. Tutti gli altri li abbiamo realizzati? No, pochissimi. Almeno quello. Oh, guardi, a quest'età uno pensa solo alla salute. Fare un viaggio e trovare un posto di lavoro fisso. Andare in pensione presto. È il sogno di tutti, secondo me. Viaggiare, molto. Uno, ne vogliamo sapere uno. Una Ferrari. Non c'è mica male. Il mio sogno nel cassetto è di rimanere tanti anni ancora con mia moglie. Carino. Io andando pubblico sarei ben contento. Ah, beh, contentissimo. Bacio, bacio. Ma sicuro, non ci sono problemi.